operatività che ritorna su uno dei titoli più forti a Piazza Affari, Unicredit, ricordiamoci questo bel trend rialzista che è presente sul titolo, ricordiamoci anche il buyback che è partito, che sta continuando, che sostiene in maniera importante anche le quotazioni, e cerco una fase di leggera correzione nell'intra, 18,81 per poter appunto entrare in acquisto, seminare 18,8640, un target ambizioso 19,15 e uno stop che dovrei aver messo 18,64, giusto? E che sono poi praticamente quasi i minimi di ieri, i minimi intra di ieri. Quindi questa è l'operatività che metti in campo sul titolo. Ho avuto qualche dubbio, qualche ripensamento, perché oggi ci sono questi dati importanti che arrivano dal settore bancario americano, Wells Fargo, però poi abbiamo tre calibri che secondo me sono importanti, detteranno bene o male poi la linea al mercato non solo americano ma anche italiano e quindi al settore. BlackRock, JP Morgan, Citigroup, e tu lo sottolineavi, io credo che il mercato non guarda i dati, non guarderà i numeri, e credo che potrebbero essere numeri positivi, numeri anche superiori al consenso. Io credo che il mercato guarda l'outlook, perché il settore bancario è quello che rimane sotto pressione, capire se da qualche banca c'è stato un deflusso, capire se ci sono ancora accantonamenti come hanno fatto anche nel trimestre precedente, quando ci chiedevamo tante volte i motivi di come mai le banche, il settore bancario accantonava questa liquidità. Loro ci raccontavano perché potrebbero arrivare momenti catartici, negativi sul mercato, e poi abbiamo visto qual è stato uno dei motivi con il fallimento della Silicon Valley Bank. E quindi credo che il mercato guarderà questo, si concentrerà su questi elementi, e appunto sono stato lì per quasi quasi per cambiarla, perché la volatilità potrebbe poi avere un impatto anche sul nostro settore. Però non si cambia, l'operatività che mi è venuta in mente studiandola era appunto Unicredit, quindi si lascia Unicredit e basta.